Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, buongiorno. Sì, ed è molto più bello con questa. Sì. Signor Ministro, qua. Lo chiamiamo? Allora. Allora, se possiamo iniziare, intanto buongiorno a tutti, un buon inizio di settimana. Nonostante il tempo sia inclemente un po' dappertutto, ma insomma su Roma pare che ci stiamo salvando, ringrazio di cuore e non soltanto per un motivo legato al lavoro stesso che ci tiene insieme in questo lunedì mattina, Paolo Messa, perché come ideatore e per me sempre direttore di Formiche, anche se Formiche è una creatura che cammina e cammina velocemente da sola, continua e prosegue nell'idea di comunicare al meglio ciò che di veramente buono si faccia nel nostro paese. Poco fa dicevamo che questa visione del Tempio di Adriano, un po' più, come dire, un po' più salotto di casa, un po' più luogo nel quale poter parlare, dialogare di questa Agenda Verde, renderà questo nostro incontro rapido, ve lo garantiamo, pieno di informazioni e di notizie importanti, anche questo va da sé, vi garantiamo, un buon motivo di incontro e se volete un asterisco da mettere sulla nostra agenda per portare avanti questi temi nel corso di un anno e poi dell'anno ancora e poi ancora degli anni che verranno, che dovranno vederci sempre più impegnati da un punto di vista di memorandum verde. Dobbiamo muoverci e sbrigarci innanzitutto perché oltre agli ospiti e relatori graditissimi che vedete già sul palco, abbiamo il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che ringrazio e saluto e invito qui a raggiungerci. Grazie Ministro. Buongiorno. Che insomma non ha fretta, ma sì, ecco, deve, insomma, ha cose da fare. C'è mai un giorno in cui lei non abbia cose da fare? Cosa No. devo fare? Ah sì, Ah, il forse sì. computer, sì, in effetti, non, forse capisco, insomma, la passione per il proprio lavoro portata appresso. Insomma, noi dobbiamo liberarla in un tempo breve, Ministro. Sì, è vero. Sì, siamo Non pronti. troppo. Microfono, microfono, Un'ora, microfono. un'ora. Un'ora. Abbiamo un'ora. Allora, Agenda Verde, innanzitutto. Agenda Verde che vuol dire non soltanto scrittura, ma lavoro già scritto che deve diventare operativo. Come si presenta? Noi abbiamo adottato nel corso di quest'anno di governo, insieme con il Parlamento, una serie di regole che hanno cambiato, o innovato, la struttura della normativa ambientale. Voglio ricordarle molto brevemente. L'impianto più importante che è stato modificato è quello delle autorizzazioni ambientali. Le autorizzazioni, le procedure di autorizzazione ambientale nel corso degli ultimi 10 anni si sono progressivamente sedimentate al punto che i tempi di autorizzazione nel nostro paese per un impianto industriale, che per esempio in Germania sono di 3 mesi o in Francia di 6 mesi, in Italia andavano dai 3 ai 6 anni. E non con grandi vantaggi per l'ambiente, ma semplicemente il gioco dell'oca, dei diversi pareri e contropareri, delle diverse osservazioni e controosservazioni, portava a tempi così lunghi da o scoraggiare gli investimenti o comunque rendere gli investimenti per la riqualificazione industriale che avrebbero dato competitività agli impianti obsoleti quando arrivavano a conclusione. C'è il caso di un'industria chimica in Italia, che aveva fatto la domanda di autorizzazione integrata ambientale nel 2008,
che ha ricevuto la domanda di l'autorizzazione ambientale nel 2011, ma l'industria aveva deciso di chiudere, ecco, di andarsene. Per cui l'assurdità di un impianto normativo che separa totalmente le procedure amministrative, il ruolo delle autorità, la burocrazia, per così dire, dalla economia reale, è proprio ben rappresentata da questo caso. E l'altro caso è quello dell'Ilva, l'autorizzazione ambientale che noi abbiamo dovuto poi rivedere completamente, ci ha messo 5 anni e mezzo, e in 5 anni e mezzo è successo di tutto e di più. E quando alla fine questa autorizzazione è arrivata, era così piena di contraddizioni, perché tutti avevano cercato di immediare, perché queste autorizzazioni, che invece di essere finalizzate alle attività produttive, sono finalizzate a contenere all'interno gli interessi di tutte le parti coinvolte, alla fine diventano un polpettone nel quale tutti hanno messo la loro parola, ma inapplicabile. L'abbiamo rifatta in 5 mesi, e probabilmente questo ha consentito a quello stabilimento, consentirà a quello stabilimento di recuperare un ruolo produttivo e competitivo a livello europeo nel rispetto delle regole ambientali. Perciò la semplificazione e la trasparenza nelle procedure è fondamentale. La seconda cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di rendere più chiaro quali sono le relazioni tra le regole ambientali e gli obiettivi di protezione ambientale, partendo da un caso che forse è il più clamoroso, il più emblematico: il sindaco di Milano Pisapia, poche settimane dopo l'insediamento del nuovo governo, ha chiesto aiuto perché non riuscivano a far partire i lavori per Expo, sì, perché la movimentazione della terra necessaria per cominciare a costruire i padiglioni era assoggettata ad un vincolo ambientale, in base al quale quella terra che si muoveva doveva essere conferita in una discarica come rifiuto speciale, con risultato pratico che il costo di investimento per smaltire quella terra come rifiuto speciale era superiore al costo di costruzione. E abbiamo dovuto fare un provvedimento nel quale sostanzialmente si stabiliva il principio che la terra è terra, non è che la terra è un rifiuto. È un'assurdità, ma abbiamo dovuto fare anche questo. La terza cosa e l'ultima che le volevo ricordare, ne abbiamo molte, ma insomma, il meccanismo di finanziamento che abbiamo introdotto per dare credito a basso tasso di interesse alle imprese che investono nei settori della green economy, con il vincolo di assumere giovani, è una misura piccola, perché sono 470 milioni messi a disposizione con un fondo, però credo che sia un pezzo importante di un lavoro che dovrebbe essere continuato in generale nella prospettiva di dare credito a chi investe per cambiare nel senso dell'efficienza energetica e dell'innovazione tecnologica il nostro sistema industriale. Non siamo riusciti a fare, nonostante il grande impegno anche in Parlamento, in particolare sia di Ermete che di Antonio, non siamo riusciti a stabilire il principio che il credito d'imposta destinato a investimenti in questo settore è un investimento positivo che ha vantaggi sulla riduzione del debito, perché purtroppo è prevalsa la visione della Ragioneria Generale dello Stato e anche del Ministro dell'Economia, in base al quale il credito d'imposta genera di per sé debito e perciò non si può fare nell'ambito di una politica di riduzione del debito, che è un'assurdità, perché nel momento in cui noi liberiamo risorse per investimenti, gli investimenti generano valore aggiunto, aumento di IRPEF, aumento di IVA, perciò alla fine il debito che si contrae iniziale viene rapidamente colmato nell'arco di un ciclo economico che va da 1 anno e mezzo a 3 anni. Questo è un tema aperto per il prossimo Parlamento. Io spero che su queste cose non ci siano, spero, differenze tra le forze politiche, perché sono, come dire, strumenti chiave per il futuro. Allora, a questo arriviamo tra pochissimo. Non a caso questo numero di formiche sono
è così sintetizzato in copertina con quei consigli non richiesti al Parlamento che verrà. Antonio Ed Ermete, Ermete Realacci, onorevole per il Partito Democratico, Antonio Dalì, senatore per il PDL, sono già qui presenti con noi, come Guido Ghisolfi, ben arrivato, vicepresidente gruppo Mossi e Ghisolfi, Roberto De Santis, presidente del CONAI, Francesco Conforti, presidente Advantage Financial, poco fa lo vedevo sorridere su questi temi, e siamo subito a parlare di estero e di Stati Uniti e non solo. Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria. Allora, ministro, abbiamo letto, riletto, sentito anche nel discorso di apertura dei secondi 4 anni di Barack Obama un interesse totale e completo, ovviamente, ai temi. I temi verdi, ecco, sintetizziamoli in questi termini. Quando parliamo di cooperazione internazionale, secondo lei, e non ne parliamo in termini teorici, ma in termini assolutamente pratici, quindi dovendo immaginare di aprire dei ponti molto allargati al resto del mondo per quanto concerne il paese Italia, secondo lei siamo già pronti? Saremo operativi nei prossimi anni? Non le dico faremo i compiti, perché è una frase di cui non ne potete più sentire, però insomma... No, io... Compiti. Si faranno? Allora, l'Italia ha molte eccellenze dal punto di vista tecnologico che possono diventare un fattore straordinario di aumento della nostra competitività. Io ho accompagnato Guido Ghisolfi a San Paolo del Brasile a novembre, più o meno ottobre. Guido Ghisolfi ha lanciato a San Paolo del Brasile, insieme con una grande compagnia brasiliana, la realizzazione del più grande impianto americano per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che ha un vantaggio.